Beh, adesso, mentre l'altra volta abbiamo parlato di un lato della mia professione, la odontoiatria forense, che sì, ok, mi dà da mangiare, mi dà soddisfazioni, tutto quello che volete, ma non è che mi diverta poi così tanto. Io per carattere non ce l'ho dentro la litigiosità e vabbè, qualcuno deve fare questo lavoro, facciamo. Adesso invece parliamo di una cosa che seguo dal 90. Non mi ricordo quando, ed è veramente la parte più divertente. Sicuramente non la più remunerativa del mio lavoro, ma detto questo, non la cambierei per nulla al mondo. Sono dal 2000, non, credo 2007, 2005, non mi ricordo, all'interno della Società Italiana di Odontostomatologia dello Sport, che automaticamente iscrive i propri iscritti anche all'equivalente europeo, e che ci dà delle indicazioni direttive, ci permette di aggiornarci e comunque di fornire lavori di ottimo livello. Una società molto molto piccola, se volete approcciarla quest'anno c'è il congresso nazionale a Napoli, lo facciamo biennale, dove nella città del nostro presidente, che quest'anno è il vulcanico, parliamo di Napoli, Franco Di Stasio, va bene. Ricordatevi che oggi parliamo di prestazioni sportive, o meglio, accenniamo il discorso perché è veramente complesso. Detto questo, se vi occupate di sport, il nostro primo comandamento non è la prestazione sportiva, il nostro primo comandamento è proteggere il nostro atleta. Una protezione che nell'immaginario comune è fisica, dal colpo, eccetera. In realtà è molto più complessa, è anche chimica, per esempio per i nuotatori che sono a contatto per ore col cloro. Ci sono tantissimi aspetti dell'odontoiatria sportiva. Io mi interesso da sempre di prestazioni. Fra l'altro è forse il campo più difficile perché è il campo più discusso e più contrastato in letteratura. Quello che vi passo oggi è la mia esperienza. Voi prendetela come esperienza. Detto questo, oramai si comincia a pubblicare. E quindi parliamo di prestazioni sportive. Allora, ok. In letteratura, come vi dicevo, cominciano ad apparire tanti articoli. Cominciano ad apparire tanti articoli che però risultano fortemente scollegati l'uno dall'altro. Ce ne sono anche altrettanti negativi dal nostro punto di vista. Però i case report cominciano a diventare veramente numerosi. Il problema qual è? È che voler mettere in relazione in maniera certa, definita e ripetibile il campo di nostra competenza, l'occlusione, l'apparato stomatognatico, eccetera, con parti distali del corpo, non dico in dinamica, ma anche soltanto in statica, è veramente difficile. Il nostro è un sistema così complesso che lo possiamo considerare non lineare e di conseguenza diventa assolutamente discutibile qualunque risultato abbiamo. Per il momento possiamo parlare di caos perché oramai di evidenze ne abbiamo tante, ma ancora mettere in relazione una documentazione scientifica non è così semplice. Ma anche se non è così semplice, io non alzo le mani, è la mia passione, e se il medico dell'evidenza dice non sono in grado di fare nulla, io invece con la mia esperienza ci provo anche tutelato per fortuna dalle università, perché in campo universitario è molto più facile fare ricerca e fare sperimentazione. E d'altra parte, che il nostro organismo non sia un insieme di componenti stagne, isolate l'uno dall'altro, non è un'idea della medicina orientale. Ippocrate, il papà della nostra medicina, ci dice la stessa cosa. Ogni qualunque cosa facciamo in un angolo del nostro corpo interferirà o provocherà risultati anche in campi, anche a distanza. Quindi questa apertura mentale deve essere parte della nostra cultura. E allora, cosa può fare un dentista? Partiamo da quel poco che ci dice, poco, veramente ci ha detto tantissimo, però da alcune parti fondamentali che ci ha detto Franco Magni, scomparso purtroppo di recente, che è stato past president della SIOS tanti anni fa, anche un socio fondatore. Allora, partiamo da cose che sembrano ovvietà. Per stringere i denti con forza occorrono corone dentali sane, tessuti parodontali sani, articolazioni temporomandibolari sane e tavolati occlusali armonici. In queste condizioni il nostro sistema stomatognatico lavora,
al meglio privo di inibizioni che siano esse proprio accettive, sia esse nocicettive, cioè di dolore. Non solo occorrono queste strutture sane, ma occorre che la mandibola possa compiere percorsi lineari, brevi, estremamente veloci, in modo da stabilizzarsi nel più breve tempo possibile. Stabilizzare la mandibola non solo nella posizione ortostatica, dritta, seduta, oppure steso sul nostro riunito, come facciamo quando gestiamo le corone e via, ma anche in qualunque posizione, soprattutto posizioni sportive che sono estremamente varie. In questo modo riusciamo a ottenere una stabilità occlusale e di conseguenza il massimo reclutamento delle fibre dei muscoli masticatori. Perché? Perché il sistema stomatognatico è strettamente correlato al sistema cranio-cervicale, poi lo vedremo. Stabilizzare la nostra componente vuol dire stabilizzare la parte cranio-cervicale che sostiene a sua volta i principali organi di senso, fondamentali per uno sportivo. E poi a cascata significa poter attivare al meglio muscoli in distanza tramite quelle che sono le catene muscolari. Anche su questo scambieremo due parole. Non è che io queste cose me le sono sognate ieri. Nel 1940-42 Brody già immaginava il sistema stomatognatico come un tutt'uno col sistema cranio-cervicale. E se andiamo a guardare i quadri in fisiatria sono molto ben indicati, molto ben descritti. Un cranio interiorizzato corrisponde a un cranio estensione, aumento di dimensione verticale con tendenza all'open, post rotazione della mandibola, mandibola retrusa e per lordosi cervicale. Ovviamente siamo partiti da un problema cervicale, ma potremmo partire da un problema dentale e otterremo lo stesso risultato a livello cervicale. Questo è il quadro inverso, non stiamo a vederli proprio tutti perché il tempo è quello che è, dovete poi tornare a lavorare, la volta scorsa ho sforato tantissimo, ma se Brody nel 1940 ha avuto quest'intuizione finalmente di superare il fatto che il dentista è il piccolo muratore che tappa i buchi, adesso queste cose qui le misuriamo, non c'è verso. Ma le misuriamo tutti i giorni. Questa non è neanche una slide recente, è una slide che ha una decina d'anni, che a me piace mettere dentro perché oramai di queste cose qui dovremmo esserne tutti a conoscenza. Un aumento di contatto dentale o di intensità di contatto, perché inizialmente aumenta l'intensità di contatto, sviluppa il riflesso occlusale che attiva la muscolatura occlusale omolaterale. Non si attiva un muscolo senza che nel tempo risponda al suo antagonista, qui è indicato come ventre anteriore del digastrico, assolutamente non ha senso questa dicitura sugli elettromiografi perché i nostri sensori sono più grandi del ventre anteriore del digastrico, quindi parliamo di sottomandibolare in generale, come dice Roccabado. Detto questo, si attiva anche il suo contro, il suo antagonista nel tempo. Ovviamente un muscolo che va in ipertono porta in torsione la mandibola e aumenta di nuovo il contatto occlusale che sostiene il tono muscolare, aumenta prima come intensità e poi anche come superficie perché i denti si usurano. Ma se queste cose inizialmente su una lastra non le vediamo, che ancora non vediamo l'usura, eccetera, ed è difficile una volta che c'è un rapporto cranio-mandibolare capire se la mandibola è in torsione, perché tante volte è l'atteggiamento torsionale, non la vera torsione che poi disturba la parte cervicale, comunque abbiamo il nostro elettromiografo fisiologico là di sotto che va in torsione ci dice subito che c'è un equilibrio muscolare spezzato e se la parte cranio-cervicale è così connessa alla parte cranio-mandibolare una parte cervicale rettilinizzata ci fa pensare che abbiamo un ipertono a livello cervicale alto e che viene compensato dalla parte cervicale bassa per riportare lo sguardo all'orizzonte. Visto i quadri indicati prima da Roccabado sappiamo che se questa zona è contratta lo sarà anche questa. Qualunque di questi tre, qualunque esame usiamo di questi tre, abbiamo già un'idea, guardando la funzione, cosa succede a livello occlusale, cosa succede a livello strutturale, guardando la struttura, cosa succede a livello occlusale e cosa succede a livello funzionale.
non è possibile ottenere una relazione centrica cranio-vertebrale corretta se su di essa non poggia una corretta relazione centrica cranio-mandibolare. Ed è vero anche il contrario, non potremo mai ottenere una buona relazione cranio-mandibolare se sotto il sistema cranio-cervicale del paziente è fuori compenso. In condizioni normali, il piano orizzontale di riferimento deve essere sostanzialmente, tenuto conto che comunque in fisiologia la simmetria perfetta non esiste, anzi la nostra simmetria è torsionale, quindi un minimo di alterazione è possibile. Comunque in condizioni normali questo piano occlusale di riferimento deve essere sostanzialmente parallelo all'asse visivo, all'asse vestibolare acustico, non parallelo ma simmetrico al nostro piano occlusale, e di conseguenza lo sarà anche C1, su cui una volta che il cranio è ben simmetrizzato nello spazio, anche C1 che sostiene il cranio sarà simmetrico. Qualunque di questi piani influenza gli altri, primo in compenso, perché abbiamo una grossissima capacità di compenso, e secondo si arriva alla patologia. Se Roccabado ci ha dato i quadri sul piano sagittale, questi, avendo una buona FOV nella nostra combine, sono i quadri che vediamo invece sul piano frontale, che sono quelli della fotografia precedente. Non mi interessa, o meglio, mi interessa perché io faccio l'odontoiatra, però in questo caso potrebbe essere il risultato di un colpo di frusta che ha portato in torsione C1, porta in torsione il cranio, C1 non ruota sul piano orizzontale come tutte le altre vertebre, ma ruota come le ali dell'aeroplano, quindi per quello parlo di torsione, non di inclinazione, e ovviamente in torsione va l'asse visivo, va l'asse vestibolare e ci va il nostro piano occlusale. Se inclinate la testa vi renderete conto che cambiano i nostri primi contatti. E questo comporta per l'atleta un disturbo di tipo recettoriale. Se invece di avere, ecco, ovviamente se abbiamo invece una torsione mandibolare dovuta per contatti sbagliati o asimmetrie mascellari e cose del genere, questo si rifletterà sulla nostra C1 e avremo riflessi sull'atto atletico. Per la rotazione di C2 non si parla di torsione, ma proprio rotazione, perché ruota sul piano orizzontale. C2, il dente del pistrofeo, è collegato all'occipite tramite i legamenti alari e di conseguenza se questa è in rotazione il cranio si inclina, non va in torsione ma si inclina, e se il cranio si inclina per problemi visivi, per problemi occlusali, per problemi, anche la parte cervicale ne soffrirà. Dobbiamo imparare che per necessità di scuola, tanti autori hanno le loro lenti e vedono il problema partendo dal campo che è più loro congeniale, più di loro competenza, ma il soggetto va inteso e dal punto di vista cranio cervicale e dal punto di vista occlusale articolare e dal punto di vista muscolare del dolore facciale. Non possiamo ignorare una o due di queste componenti. Per quanto dicevamo le catene muscolari, sui libri di anatomia leggiamo che il quadricipite del femore stende la gamba sulla coscia, è ovvio che lo fa, però non è ovvio invece che succeda questo, può succedere questo se lo faccio come dimostrazione agli studenti in università, ma in linea di massima il mio quadricipite si estende quando salto, quando corro, quando partecipo alla vita normale o soprattutto, e questo viene scritto in maniera indelebile nei nostri engrammi muscolari, nelle reazioni di fight or flight, cioè scappo, combatto, cioè quelle cose che mi salvano, che possono salvarmi la vita. Queste cose possono, cioè queste azioni mi salvano la vita se vengono eseguite in modo estremamente rapido. E sono poi le reazioni che usano quasi tutti gli sportivi nei loro sport. Perché la relazione si svolge in maniera molto rapida, ogni muscolo è in grado di attivare, facilitare l'attivazione di muscoli che completano l'azione in distanza oppure inibire gli antagonisti. Ovviamente io faccio il dentista, mi sono stati dati i libri sulle catene muscolari che parlano di più di 200 catene muscolari, abbiate pazienza, non è il mio compito, non è il mio campo, vedere una catena muscolare che parte dalla spalla e arriva alla mano, anche no, grazie. Però almeno conoscere le catene principali, che sono poi le anteroposteriori, le crociate, eccetera, e sapere che i nostri muscoli partecipano a movimenti torsionali, ad azioni complesse,
attivandosi o venendo attivati è fondamentale, soprattutto se lavoriamo in campo atletico sportivo. Non dobbiamo considerare il dente come un dittatore. Ci sono popolazioni al mondo che si deturpano in base alle loro logiche estetiche e non hanno grossi problemi. Però il dente non può essere ignorato, cioè il paziente con DTM non può essere considerato soltanto un paziente psicologico. Perché? Perché il dente ha una propria eccezione parodontale di 10 micron, è fatto di smalto, il tessuto più duro dell'organismo, partecipa al riflesso occlusale, che è il riflesso fondamentale della reazione fight or flight, incide nel riflesso labiale, che ha una doppia funzione di attivazione o inibizione dei muscoli a seconda delle condizioni. E abbiamo visto che attivare o disattivare i nostri muscoli, portare la mandibola in atteggiamenti torsionali, eccetera, incide sul blocco cranio-cervico-mandibolare. Non possiamo ignorare l'occlusione. Siamo odontoiatri e siamo qui per questo. Il modo più veloce per gestire l'occlusione su uno sportivo, perché è difficile che lo sportivo ci permetta di fargli ortodonzia per 2 anni finché gioca in Serie A, la farà poi, ma intanto va bilanciato. È il bite. È il bite che ha tantissimi vantaggi. Non è invasivo, è già un bel vantaggio. Tante volte poi questi atleti arrivano da noi per essere migliorati, ma non hanno reali problemi occlusali. Quindi andare a toccare in maniera non, cioè in maniera importante l'occlusione, in maniera invasiva l'occlusione, ci crea responsabilità professionali notevolissime. Realizzare un bite è una cosa molto rapida, cioè io lo posso realizzare in settimana, bilanciarlo, poi andrà bilanciato un po' meglio nel tempo, come volete, ok, ma non è questione di una terapia ortodontica o di una serie di riocclusioni, eccetera. È facilmente correggibile, facilmente misurabile, è reversibile, non va bene, lo butto via, è economico, anche questo ha senso rispetto a terapie molto più costose. Inferiore, io li faccio tutti inferiori, ma consideratelo un giudizio di scuola, non me la sento al pubblico di dire che si fanno solo inferiori. Detto questo, io li faccio solo inferiori, punto. E non è risolutivo, ma la risoluzione del caso lo sportivo l'avrà a fine della vita sportiva, che di solito non è mai lunghissima. Al bite manca una cosa fondamentale, la prima slide della mia relazione. La protezione dov'è? Non c'è la protezione. Di conseguenza, siccome adesso ci è molto facile bilanciarli esattamente come il bite, i paradenti, quasi sempre usiamo paradenti. Ce ne sono di vari spessori, ce ne sono indicati per i vari sport. Paradenti, anche se in letteratura mostra che in realtà permette allo sportivo di respirare quasi meglio che non senza, ho pubblicato anch'io insieme all'Università di Chieti su questo argomento, però in realtà il feedback dell'atleta è quello del no, mi dà un po' di fastidio respirare e così via, quindi qualche volta comunque ci viene chiesto il bite. Ci viene chiesto anche il bite, per esempio, dalle atlete femmine, perché paradenti fa questa sorta di muso di scimmia che le fa risultare particolarmente bene nelle fotografie, con gli sponsor e tutto, e purtroppo sono lati del lavoro che vanno valutati. Invece il paradenti si può fare molto piccolo, quasi invisibile, e vabbè, si rinuncia alla protezione. C'è una diversità di approccio tra il disfunzionale e atleta, ovviamente. Il disfunzionale è sufficiente riportarlo in un range di tolleranza. Quando gli passa il dolore e ha una buona estetica, lui è contento. Invece, l'atleta tante volte richiede una perfetta messa a punto, cioè altro che range di tolleranza, deve avere l'occlusione migliore possibile. E qualche volta ci viene che ha già una discreta occlusione. Dobbiamo essere in grado di capire se possiamo migliorare questa occlusione e che risultati ci dà dopo. Quindi l'obiettivazione, a differenza di approccio, perché sempre con il disfunzionale dicevamo, una volta tolto il dolore, l'estetica, l'unico motivo per avere uno strumento che misura un'occlusione è l'odontoiatria forense, appunto. Invece, no, per lo sportivo non è così, perché ci può essere lo sportivo, un vostro amico che viene nel vostro studio e si fida ciecamente di voi, ma quando lavorate a certi livelli, lavorate con le squadre, lavorate con le strutture.
c'è un medico sportivo che prima che voi possiate solo avvicinarvi ai vostri, ai suoi atleti, vuol capire che cosa gli facciate e poi vuol passare da terapie reversibili e vuol vedere dei numeri. Se non siete in grado di fornire dei numeri, difficilmente il medico sportivo vi darà il permesso di lasciare i vostri presidi ai giocatori. D'altra parte è normale, perché il giocatore tante volte vale milioni, tante volte costa milioni allenarlo, anche se non vale milioni perché magari non c'è un mercato, tipo per le frecce tricolori, il volo spendono un accidente. E quindi prima che un medico si prenda la responsabilità di servirsi del vostro lavoro, deve capire che siete in grado di fornire la quantificazione di che quello che avete fatto. E se vogliamo quindi parlare di occlusioni, come ci dobbiamo regolare? Alcune di queste slide le avete già viste. Beh, Macedo, letteratura sudamericana, quindi estremamente funzionale, ci dice che la cartina non serve a niente per misurare un'occlusione. Il punto più grosso e intenso è dove, una volta ottenuto la stabilità, il sistema riesce a scaricare tutta la sua forza, ma non è il primo contatto deflettente e disturbante che l'organismo tende a evitare. E poi, appunto, se sbagliamo questo contatto, ci dice, incrociamo le dita, perché il danno può essere locale, dentale, radicolare, o comunque estendersi all'osso alveolare, al parodonto, o creare poi problemi a livello cervicale se ci limitiamo alla EBM, Evidence-Based Medicine. Se invece valutiamo la mia esperienza, può andare anche oltre. Macedo ci insegna non a identificare il punto primo contatto deflettente, ma tramite la palpazione di temporali e masseteri, a identificare una serie di faccette sulle quali andare a cercare questo contatto. È già qualcosa. Detto questo, però, primo, identificare il muscolo che si contrae isometricamente per primo con la palpazione non è per niente facile, neanche per me che sono abituato a manipolare gli atleti, e secondo, comunque non documenta niente, non ho un numero. La letteratura anglosassone per fortuna è molto più strumentale da questo punto di vista, e quindi anch'essa arriva a dirci che la cartina non ha nessuna capacità di indicare le relazioni di tempo e di forza dei contatti dentali, ma almeno gli anglosassoni studiano strumenti che ci permettono poi di avere l'obiettivazione dei nostri risultati. Questo è i nostri scanner, adesso ci danno delle condizioni bellissime di lettura degli spazi fra i denti, però sappiamo sempre che è sempre un endpoint stamp, cioè di funzionale non c'è ancora nulla in queste cose qua. Ci occorrono invece, soprattutto se parliamo di sportivi, esami funzionali, occlusali funzionali. Questa atleta sta vecchia ciabatta, subisce un trauma e non lo sente più confortevole. Sta vecchia ciabatta, la cartina segna tutto. A me non piace particolarmente il contatto anteriore, questi contatti vestibolari sono quelli che mi lascerebbero perplessi, sono i più segnati, ma neanche per idea. Uno strumento molto più sensibile di una cartina mi dà che effettivamente sono altri i contatti, qui addirittura neanche quasi lo vediamo, i contatti disturbanti, ed è anche in grado di dirmi su quale contatto il paziente scivola per arrivare a questa situazione. Un esame diverso sostanzialmente. In letteratura esistono purtroppo solo due strumenti validati per misurare, per dare un numero alla nostra occlusione. Il T-scan, che nasce come analisi occlusale, ma ci dà una serie di dati funzionali bellissima. Elettromiografia di superficie però normalizzata. Io non rifiuto, anzi l'ho fatta per anni, continuo a farla, l'elettromiografia secondo Jenkinson. Detto questo, non la uso più su questi tipi di atleta, perché l'elettromiografia di Jenkinson non è un esame validato in letteratura. L'elettromiografia normalizzata ci dà molti meno dati di Jenkinson per quanto riguarda la muscolatura, o meglio, ci dà gli stessi dati, quindi che dobbiamo prendere con le pinze se vogliamo usarla per valutare il muscolo, però è validata come lettura occlusale. Cos'è sto T-scan? Adesso
andiamo un po' veloci perché il tempo è quello che è, se no finiamo stasera, una sofisticata analisi occlusale computerizzata. Niente a che vedere con la cartina, niente a vedere con le cere o con i siliconi, visualizza una quantità di informazioni infinite, i contatti occlusali come qualunque cartina, però indica le relazioni di forza e i tempi di contatto, totalità dei contatti, massima intercospirazione, piani di scivolamento, il centro di forza mandibolare, traiettorie del centro di forza, distribuzione delle forze fra emimandibola, emimascella, come volete, o per quadranti, siete voi a decidere come separare l'arcata. E soprattutto tempi di occlusione e di esclusione per me fondamentali, sono il vero polso funzionale della nostra occlusione, e poi un filmato molto carino che al paziente piace, da cui tiriamo fuori tutte le nostre informazioni. Questo è l'hardware, un manipolo su cui si inseriscono due tipi di forchette, una piccola e una larga, con questi sensori. Adesso c'è questa terza forchetta che ancora non ho potuto vedere, è senza i reddi e quindi dovrebbe rendere il sensore usabile anche in bocche un po' più ampie. Il sensore è monopaziente, vi potete fare dalle 10 alle 30 letture a secondo della forza del paziente, del tipo di occlusione, se è molto intercospidato, eccetera. Poi dopo un po' si rovina e va cambiato, ma non è monouso. Lo potete disinfettare a freddo, imbustare e ritirare fuori nel tempo. Frequenza di registrazione di 3 microsecondi, quindi comunque avete un filmato più che accettabile per vedere quello che succede. C'è chi mi dice che il sensore è troppo spesso. Il sensore spesso 100 micron, santa pazienza, sono tanti. Su un sistema che ne è in grado di essere sensibile ai 10 micron. Però dopo compressione, dove il sensore è compresso, rimane spesso una sessantina di micron e si attiva attorno ai 3-5 micron. Quindi comunque un livello di sensibilità notevolissimo. Questi sono i vari tipi di output, non li vediamo adesso, sono sciocchezze, cioè nel senso si imparano rapidamente. Ricordatevi che gli spike più piccoli sono soltanto pieghe del sensore, quindi possono comunque essere annullati nel software, lavorando su questa guida. E ricordatevi che il sensore non vi dà misure di tipo assoluto in Newton, ma fatto 100 al totale delle forze le distribuisce fra i contatti dentali, che è comunque un sistema più che adeguato per bilanciare un'occlusione. Detto questo, io avrei voluto un sistema obiettivo con un numero definito. Per darvi l'idea della capacità di lettura, della diversità fra questa e una cartina, fra un T-scan e una cartina, vi parlo di un'analisi occlusale. Come si faceva una volta, cioè quando metto un impianto non lo voglio perdere perché è in sovraccontatto, ma non voglio neanche che sia sottoccluso, perché se è sottoccluso non è una terapia, è un furto. Quindi devo essere certo che il mio impianto funzioni. Una volta mi si diceva: prendi una cartina attorno ai 30 micron, fai accostare i denti al paziente, la cartina deve scivolare dove c'è l'impianto. Lo fai serrare con forza quando tutti i denti di un niente intrudono e la cartina deve rimanere impigliata. Ok, ma così non misuriamo niente, non abbiamo a distanza di anni qualcosa di obiettivo che ci dice che abbiamo lavorato bene. E invece questo è quello che succede col T-scan. Il T-scan ci indica che pian piano i denti vanno in occlusione, alcuni più, alcuni meno, normale, giusto. I denti che vanno in occlusione maggiore cominciano a intrudere, qui su 27, quindi in alto, c'era il nostro impianto, e finalmente, man mano che i denti intrudono, il nostro impianto comincia ad andare in occlusione, fino a che è perfettamente bilanciato con l'antagonista, con il controlaterale, scusate. In questo modo io sono sicuro che quell'impianto non sono soldi buttati e che quell'impianto non è in sovraccarico. Esame, misurazione fondamentale per me che mi occupo di sportivi sono i tempi di occlusione e di esclusione. Quindi necessità di occlusione, stabilità, ok, ma anche libertà. Stabilità e libertà, mi ricordo me ne parlava Giacomello ai tempi del bicocca, la mandibola deve necessità di stabilità e libertà. Perfetto. Allora, un bel kinesiografo mi
ed ha chiaramente la misura della libertà di questa mandibola, che può essere valutata anche dalle foto misurando gli angoli di Planck. E capite anche voi che se la mandibola a destra fa così e a sinistra fa così, i tempi per realizzare questo movimento sono completamente diversi. Ovviamente un T-scan non vi mostra l'iter di movimento della mandibola, ma vi valuta quest'angolo qua in termini di movimento. Il movimento lo potete valutare sulla linea del tempo, da chiusura a chiusura, o anche in disclusione, occlusione-disclusione, protrusione, lateralità, come volete, oppure lo potete valutare su queste tabelline che hanno nei nuovi software, negli aggiornamenti, sempre maggiore evidenza. Ricordatevi che in occlusione il tempo considerato ideale è sotto gli 0,25 secondi, ma è normale fino a 0,4. Questo l'ho già detto l'altra volta, no, qualunque disfunzionale riesco a portarlo facilmente sotto gli 0,25 secondi. 0,4 lo considero solo accettabile in movimenti più lunghi, tipo la protrusione e la lateralità. Ovviamente le spunte, un po' di sale in zucca quando le valutate, l'angolino verde, ok, ma per esempio vi mostro questo che in realtà è un caso medico legale che vi dice che a sinistra il tempo è lungo, a destra il tempo sarebbe accettabile. In realtà il tempo non è accettabile, è che qui è stato costruito un canino che non permette al paziente di andare a destra e non potendo eseguire il movimento per il T-scan, ovviamente non potendolo seguire, i tempi sono accettabili. Ma voi lo vedete, cioè dovete confrontare poi i grafici con le tabelle per capire che cosa succede realmente in bocca. E questo è quello che succede poi nelle varie posizioni. Dicevamo, lo sportivo valutatelo in diverse posizioni, perché su riunito, seduto eretto, in piedi, l'occlusione dipende solo da cuspidi e fosse, ma per arrivare a un rapporto cuspide e fossa definito, i piani di scivolamento possono cambiare completamente e anche l'intensità della forza una volta ottenuto nei singoli punti, una volta ottenuta la stabilità, perché il cranio ha una diversa posizione nello spazio. Quindi il vostro sistema andrà bilanciato nell'atto dello sportivo, se possibile. C'è chi mi dice: guarda che la forchetta sicuro che è disturbante perché non permette l'occlusione, stira il buccinatore, stira l'orbicolare, il sensore abbassa la lingua. Sono d'accordo, è vero, queste cose qui possono essere disturbanti. In realtà, quando li confrontiamo con l'altro sistema validato, non ci comportano nessun tipo di problema, anzi la mancanza di riflesso labiale fa sì che testiamo il paziente nelle condizioni più difficili, quando lui va a chiudere realmente sui precontatti e non può usare i moduli motori della masticazione che invece proteggono l'occlusione, che sono questi, vedete come l'occlusione più difficile con le labbra non a contatto. Quindi se riusciamo a bilanciarlo in questa occasione, sicuramente il risultato sarà migliore ancora. E visto che abbiamo detto che i due sistemi validati in letteratura, i sistemi validati in letteratura sono due, li mettiamo a confronto e esattamente come ti aspetteresti da due sistemi validati, hai un'occlusione leggermente anteriore, però ben centrata, ben separata a destra e a sinistra, abbastanza ben bilanciata a destra e a sinistra, abbastanza ben bilanciata a destra e a sinistra, simmetria, quasi simmetria dei contatti, forse leggermente anteriore, esattamente come ti dice tutto, come ti dice anche l'altro test, una ottima funzione muscolare, valutata qui come capacità di sviluppare microinvolte e qui invece valutata come tempi di occlusione e di esclusione. Questo è un altro studente, questo è già un sensore che è stato usato troppe volte, però comunque legge ancora molto bene, è la stessa. Atteggiamento torsionale, veramente un grosso contatto anteriore, veramente un grosso contatto anteriore, muscoli che cominciano a non essere più così bilanciati e tempi di occlusione che si allungano. Ovviamente sono letture di tipo diverso, ma che ci portano alle stesse conclusioni.
differenza fra i due contatti. Adesso vediamo appunto la forchetta senza rally. Detto questo, questo pilota del Freccia Tricolore è un po' più alto di me, ma non può serrare perché la forchetta gli tocca il parodonto e gli fa male, non può serrare giustamente. L'altra cosa è che non riusciamo a testare un paradenti, parliamo di sport, ma non possiamo testare un paradenti, primo perché spesso il paradenti è spesso e non entra la forchetta, vedremo l'altra, secondo perché ha questo grosso vallo di protezione, è morbido, si schiaccia tutto, non abbiamo una lettura accettabile. Però ha tanti vantaggi invece nel quotidiano. Uno dei vantaggi è che il Tiscano non va interpretato. Il Tiscano, dove c'è il contatto, ti dice che c'è il contatto e te lo dice punto per punto, invece l'altro sistema ve lo dice per quadranti, tocca poi a voi andarlo a cercare. E su alcuni soggetti, che quelli che Roccabado chiama Mister Massetero, cioè che hanno un massetere particolarmente sviluppato rispetto all'altro, che porta addirittura anche uno sviluppo diverso della mandibola, quest'altro tipo di lettura va, funziona benissimo, ma va letta al contrario. Dovete avere l'esperienza per leggerla al contrario, perché vedete che qui il contatto sembra essere a destra ed è a destra, e qui invece il contatto sembra essere a sinistra, ma è perché va letto al contrario il sistema. Questo quindi richiede un'interpretazione in più, ti permette di testare i paradenti, ti permette di testare anche altre cose, tipo il boccaglio da sub, che non puoi testare con un T-scan, però ha lo svantaggio di dover essere interpretato e non darvi contatti esattamente punto per punto, dovete poi cercarveli e quindi dovete vedere voi, fate paradenti tutta la vita, il T-scan mi spiace per chi mi sta ospitando, ma non vi serve, fate soprattutto corone su impianti, e il T-scan è decisamente più pratico. C'è poi un altro lato che interessa particolarmente a me, che sono un po' imbranato perché mi piace mettere le mani sui pazienti, ma dal punto di vista tecnologico sono l'utente finale, voglio vedere il risultato, che il T-Scan è veramente plug and play, cioè tu installi il software, lo passi da un computer all'altro in un attimo e via. Questo elettromiografo, come tutti gli elettromiografi, bisogna indicare le porte, la sensibilità delle porte, e poi per carità i tecnici vi fanno le cose, però se questo sistema vi blocca non lo fate ripartire da soli, il T-Scan è veramente foolproof da usare. Sempre dal punto di vista funzionale, guardate come la linea di forza dei masseteri ricalca la linea di forza, scusate, occlusale, ricalca perfettamente gli istogrammi degli elettromiografici del massetere. Bellissimo. Uso per riabilitare gli atleti molto spesso sul Besomb, che hanno derivazione ortodontica. Io come ortodonzia non li so usare, come riabilitazione atletica devo usare solo quelli in caucciù, quelli in silicone non servono a niente, però siccome vengono usati in ortodonzia mi sono chiesto, io li faccio usare per 4-6 mesi, qualche volta come questo che stava veramente male, aveva grossi problemi anche 10 mesi, ma non vedo spostamenti, non vedo nulla. Non succede nulla a livello occlusale, è solo un esercizio muscolare, solo una sistemazione dell'articolazione, eccetera. No, anche a livello occlusale il poter masticare su qualcosa di duro, una cosa che non facciamo più oramai da decenni, cambia l'occlusione del paziente in maniera non visibile ma strumentalmente dimostrabile. Prima e dopo, e questo è un contatto deflettente che poi viene a scomparire. Il sistema usato si tara, inteso come sistema stomatognatico. Qui la nostra cartina ci avrebbe dato un bilanciamento più o meno ottimale, i segni gialli adesso voi magari non li vedete, però comunque più o meno ottimale, ma invece il T-Scan ti dice no, guarda che il contatto ancora sarà anche bilanciato a destra e a sinistra molto meglio di prima, però è ancora eccessivamente anteriore, devi lavorarci ancora un po'. E anche qua, sì, il contatto è ben distribuito, una cartina vi direbbe ok, ma non abbiamo quattro bei pilastri su cui ottenere stabilità. Su questi due picchi la mandibola bascula, certo che almeno non abbiamo contatti deflettenti posteriori. Strumentazione facilissima da leggere. Al che in bicocca ci siamo chiesti nel 2007, ma se siamo in grado di bilanciare così bene un'occlusione, se ci esistono le catene muscolari, se la nostra occlusione incide così tanto sulla parte cervicale, otteniamo qualcosa
in distanza l'organismo, abbiamo deciso di bilanciare dei byte a una squadra di pallacanestro femminile, Serie A, e abbiamo usato come referenza, come confronto, questo paradenti Boyle & Byte, ma l'abbiamo preso perché la pubblicità ci faceva sorridere, aumenta la forza disponibile fino al 30%, tantissimo, e poi anche l'aumentasse localmente non significa poco di distanza. La fisiologia dello sport ha da tempo dimostrato che un'occlusione ottimale permette di sfruttare al massimo il potenziale muscolare, ma neanche per idea, cioè che io ci credo, appunto. Ma in letteratura non la trovate tutti così gli articoli, anzi. E quindi abbiamo usato questo sistema di confronto. Vi ricordo che il paradenti è solo individuale, non esiste un paradenti di questo tipo, ma neanche di questo tipo, che non è, è molto più efficace di un decathlon, ma comunque va bene. Non hanno nessuna capacità protettiva, o hanno una capacità protettiva scarsissima e solo per il colpo dal basso. È in pubblicazione sul British Journal of Sports and Medicine, un articolo che abbiamo fatto al San Raffaele, e per entrare su una rivista del genere che ha un impatto di 13, tenete conto che le riviste di odontoiatria arrivano di solito a 3 quando proprio sono importanti, vi assicuro che l'articolo è stato fatto molto bene. Non vi anticipo i risultati perché siamo in fase di pubblicazione. Detto questo, cioè il confronto fra l'individuale e il Boyle & Byte è un abisso, è come avere un casco da motocicletta o una pentola in testa. Però avevamo quello giusto per fare il confronto. All'epoca siamo partiti dal nostro bilanciamento occlusale, siamo dentisti, e poi comunque abbiamo valutato clinicamente i vari soggetti, clinicamente le occlusioni, abbiamo usato le pedane stabilometriche, che adesso continuiamo a usare, ma solo a livello ospedaliero, cioè ospedaliero inteso, scusate, universitario di ricerca. Non è un esame sufficientemente validato, continuiamo a pubblicare anche su quello, non è un esame dimenticato, ma se devo gestire un atleta non ci faccio più 500 esami Jenkinson, non lo uso più, la pedana non la uso più, il kinesiografo mi piace tantissimo invece, ma non lo uso più lo stesso perché è complesso, i tempi non sono esattamente l'analisi del movimento, ma sono indicativi uguali. E se devo muovermi sul campo, mica posso portarmi dietro mezzo mondo. Diciamo che adesso la strumentazione è legata a un esame occlusale, che è fondamentale, è il mio ruolo, e poi nuovi sensori inerziali che sono bellissimi, fanno 100 volte quello che fa una pedana in maniera molto più sicura, hanno anche componenti prestazionali interessanti, tipo che possono essere gestite anche in studio, che il nostro studio non è un campo da calcio, però un ergo jump, sostituiscono un ergo jump con un test prestazionale validato, per esempio, ma ne fanno di tutti i colori. E fra l'altro sono sensorini grandi così, quindi ve li portate dove vi pare senza problemi. Non so se ci sono dei giovani ad ascoltarmi, questa è una foto del 2007, giusto per dirvi quanto è usurante il nostro lavoro, sono passati 14 anni, questa è una foto del 2007, questo sono io adesso, sembro invecchiato di 40 anni, vabbè, pazienza. Comunque, abbiamo chiesto all'Isokinetic di testare i nostri atleti sulla macchina esocinetica, flessori del sensore delle gambe, quindi sufficientemente a distanza dall'organo di nostra competenza, e soprattutto il test esocinetico è un test validato in letteratura, sfruttando la teoria delle catene muscolari. Il risultato è che il paradenti del commercio, inteso il Boyle & Byte, lascia il tempo che trova, un più 2 di picco di forza, un meno 1 di lavoro. Vabbè, intanto almeno non è disturbante. Un buon byte ben bilanciato con un buono strumento e una buona sensibilità clinica, invece comincia ad avere un miglioramento del 5%. Ora, forza e lavoro non sono una prestazione sportiva, ma sono una parte della prestazione sportiva. Solo la voglia di vincere è già più importante di forza e lavoro. Detto questo, è come avere una Ferrari e dargli 30 cavalli in più. Certo, ho bisogno anche di consumare, di stabilità, di un pilota adeguato, però 30 cavalli in più piuttosto che in meno possono anche fare la differenza. Visto che non è un test prestazionale, volevamo dell'altro. Questo è un test del 2007, uno dei primi test esocinetici pubblicati. Adesso in letteratura ne trovate veramente tantissimi e sono tutti concordi con i nostri risultati, quasi tutti concordi con i nostri risultati.
Per fortuna l'aeronautica militare ci mette a disposizione dei test prestazione. Un lavoro cominciato nel 2007 e terminato nel 2014 da noi come Bicocca prima e San Raffaele dopo. In realtà continuiamo le consulenze, non vediamo più direttamente i piloti, oramai loro sono in grado di gestirsi da soli, però continuiamo le consulenze sull'aggiornamento strumentale e cose del genere, e poi loro continuano, tanti altri, hanno fatto tanti altri casi. Il pilota del Freccio Tricolore è il primo che mi dice: ma io parlo tutto il tempo perché chi è davanti deve dire a chi è lì dietro di 3 metri, viaggiando 850 km all'ora, che sta cominciando a mirare. E quello dietro deve dirgli: guarda che io sono 1 metro sopra di te, 1 metro sotto, robe del genere. Quindi questi parlano continuamente. Allora mi dicono: perché mi metti sto byte se io non servo? In realtà non ho il tempo di mostrarvi i filmati. All'interno di queste cabine, durante le evoluzioni, le cervicali saltano così. E se io uso un engramma muscolare inibente per un'occlusione sbagliata, questo movimento sarà inibito. Se io invece l'ho liberato con un byte, anche se non vado a chiudere, l'engramma muscolare usato dall'atleta sarà quello di una cervicale molto più libera. E poi non è appunto i serrare, serreranno anche poche volte, ma quando serrano, serrano. Questo è un pilota di F-16 che con le accelerazioni che subisce sta perdendo i denti posteriori e va protetto almeno. Anche qui non ho tempo di mostrarvi il filmato. Detto questo, noi abbiamo la centrifuga a porto di mare, non mi hanno dato i filmati della centrifuga, quindi uso questo filmato americano che non vi mostro per questione di tempo. Vedreste tutta la muscolatura di nostra competenza tesa allo spasmo. Tesa allo spasmo significa contatto dentale spasmodico, che a sua volta sostiene la contrattura. E la cervicale parte con gli sternocleido di conseguenza. Bilanciare il nostro sistema vuol dire proteggere da queste accelerazioni il pilota, ma far sì che tutto il sistema che si contrae spasmodicamente per resistere all'accelerazione lavori al meglio. Questi saranno militari, ma per me sono atleti, esattamente come sono atleti ballerini della Scala, che lavoro anche con loro, fanno delle cose che le persone normali non sanno fare. Sono atleti. Fra l'altro sono atleti anche molto più complessi di un pilota di Formula 1 o un pilota di moto, perché fanno cose molto più difficili. Non strutturalmente possono essere messi più o meno bene, detto questo hanno capacità di resistere all'accelerazione, hanno propriocezione, hanno un apparato vestibolare, un apparato visivo 10 volte migliore, no, ma molto migliore del nostro, anche se qualcuno sembra più un orsacchiotto che un atleta. Sono comunque super uomini. Dal punto di vista occlusale, qualche occlusione è in ordine, qualcuno è un morso profondo, è una laterodeviazione, alcune sono messi, cominciano a essere messi maluccio, e questo per esempio stava per essere scartato. C'è un limite oltre il quale non puoi, non dico fare il Freccio Tricolore, ma neanche salire su un aereo da combattimento. È però un limite che secondo me è molto permissivo. Un cross, spazi enormi, testa a testa, cioè non lo so, sono molto permissivi comunque, ma questo stava per essere scartato. Questa è giusto una foto ricordo che abbiamo fatto perché fa figo fare queste cose. Secondo me il pilota di Freccio Tricolore è un pilota di Tornado, e allora cominciamo a bilanciarli, ovviamente usando gli strumenti che ci permettono di avere un bilanciamento fine. Bilanciamo tutti quei byte, per mettere un paradenti a loro non ha assolutamente senso, parlerebbero molto meno bene, il primo incidente è anche l'ultimo, quindi comunque non ha senso quel tipo di protezione. Byte vanno benissimo. In statica, i miglioramenti, pur partendo da situazioni ottimali, migliorano comunque tutti, adesso non ve li faccio vedere tutti, comunque su con e senza byte migliora le prestazioni già eccellenti prima, migliorano ulteriormente. Non è quello che ci interessa, questi sono atleti, non disfunzionali. Questo è un altro test validato, come si chiama, termografia, abbiate pazienza, ma i nomi sfuggono sempre. Comunque il nostro atleta bilanciato mostra chiaramente come il lavoro muscolare sia a livello cranio-mandibolare che cranio-cervicale, ma fino al cingolo scapolare e oltre, si simmetrizza e si rilassa. Cioè,
quello che faccio sul dente non interessa il dente, interessa l'organismo. Test validato, non venitemi a dire che qui c'è questione di effetto placebo o cose strane. Ricordatevi che è tutto connesso. Queste immagini non devono stupirvi nel 2021. E finalmente arriviamo al test validato, che è quello che voglio, perché il mio atleta non è venuto da me perché ha un DTM. Test validato è un test specifico per piloti. Si chiama Equitest, valuta la componente vestibolare, visiva e propriocettiva, che sono quelle che interessa al pilota seduto nella sua cabina. In questo caso la variazione è data, vestibolare, visiva e propriocettiva, è data dalla presenza o assenza del nostro VALT. Il risultato non può essere strepitoso. Allora, questi atleti vengono legati perché anche se sono 100 volte meglio di noi, cascano comunque a un certo punto. Solo che da 1 a 10, facciamo da 0 a 100, noi caschiamo a 70, loro cascano a 90. E va bene. I miglioramenti ci sono, ma il problema è che non ci sono su questo qua, che adesso non vedo come si scrive perché c'è sul sovrapposto, forse è scritto qua sotto come si chiama, non lo so. Comunque non ci sono solo su di lui, ne abbiamo fatte diverse di pattuglie dal 2007 al 2014, ogni 3-4 anni cambia sostanzialmente tutta la pattuglia, e poi comunque abbiamo fatto qualche pilota da combattimento e cose del genere, e sono migliorati tutti. Non possiamo su queste Formula 1 trovare un miglioramento che va da 60 a 90, perché loro sono già a 90, e migliorarli di pochissimo è tutto quello che possiamo ottenere. Però 87, 89, 86, 89, cioè sono tutti a 40, di un niente sono migliorati. Il problema è che questo test qua, questo lavoro qua, è stato continuato dal colonnello Rinaldi su tanti altri piloti militari e tanti piloti civili, portando allo stesso risultato su tutti gli atleti. E il problema, non avevamo in questo caso, purtroppo per questioni di tempo, di organizzazione, non avevamo un controllo negativo. L'unico vero controllo negativo che avevamo era questa specie di mascherina che il soggetto aveva già con sé, chi l'avete visto, e guardate caso è l'unico che peggiora. Ma sarà un caso? Forse anche no, su questo numero di atleti. Questo è Capodanno, non è l'attuale solista delle frecce tricolori, non mi ricordo quante pattuglie fa, però il solista è il miglior pilota che c'è in Italia di aerei da combattimento. Lui ha una delle occlusioni più sbilanciate che io ho visto nella mia carriera, ma una cosa pazzesca, perché gli manca un molare, altri due denti si sono inclinati, quindi comunque lui a sinistra non occlude. Ma è così allenato, e questo ce lo dice anche Massedo, che un'ottima cervicale permette di compensare qualunque problema occlusale. Ricordatevelo quando vedete i vostri atleti, per forza i presidi devono essere reversibili, perché se questo qui, cercare di migliorarlo, lo vedete così sbilanciato, adesso ci penso io, gli fate chissà che occlusione e lui perde il suo compenso, questo è un uomo morto. Quindi comunque reversibile, studiate bene, e questi valori qua non devono comunque peggiorare. Ricordatevi che se questo non fosse un atleta, ma fosse un disfunzionale, il giorno che gli mettete le mani su, ok, che qui vi fa pensare che nel tempo il paziente possa peggiorare, ma attenzione a quello che fate, perché il soggetto è perfettamente compensato e le vostre terapie non devono scompensarlo. Purtroppo tutta sta roba qui, che sarebbe una pietra miliare nella letteratura che parla di rapporto fra occlusione e prestazione, non c'è niente. Non c'è niente, nel senso che in effetti non è che non ci sia niente. C'è stato dato il permesso di pubblicare alcuni piloti, non mi ricordo quanti, 14, il valore dello studio crolla se io pubblico per 14 piloti. L'impact factor della rivista è già molto, è comunque, non è il British, ma è comunque molto importante. Ma finché la letteratura è fatta di case report per 100.000 problemi di convenienza, queste cose non verranno fuori. E io invece, per me, sono comunque pane quotidiano. Questo è un lavoro fatto con l'Università di Chieti,
Asia, in realtà non abbiamo visto Asia, ne abbiamo visti tanti di atleti tra sci, biathlon, si chiama fondo, robe del genere. Comunque Asia, l'anno che l'abbiamo bilanciato è entrato in nazionale ed è già arrivata a 13esima alle Olimpiadi, scusate, alla Coppa Europa. Ma lei ce lo dice chiaramente, è la prima, loro hanno una propensione pazzesca, è la prima che dice in gigante mi dà tanto. Il merito, grazie mille, il merito anche vostro del titolo, no. Il merito non è nostro, il merito della testa e delle gambe di Asia. E poi, magari, che incide molto più del mio byte, il suo allenatore. Però il nostro byte è una regolazione fine del sistema. Tanto che prima di correre con... lei aveva un paradenti, in realtà, non un byte. Prima di correre con il nostro paradenti, il suo allenatore le ha fatto fare decine e decine di discese, perché da una discesa all'altra, più che il paradenti, magari è come si è posizionata la neve da una discesa all'altra che fa l'effetto. Quindi devi avere una serie numerica infinita di casi. Serie numerica infinita di casi. La propria eccezione di Asia dicevano: guarda, che col paradenti i risultati sono migliori. Ed effettivamente i risultati sono stati eccellenti appena entrati in nazionale. Questo è un lavoro in itinere, per cui non vi mostro i risultati perché non ho capito se lo pubblicheremo o no. Però è un lavoro, fra l'altro, recentissimo. Mi sembra 15 giorni fa, sono stato a Palermo per la docenza, mi hanno fatto gestire Andrea Di Liberto, che è campione mondiale di kayak, da 2015 a oggi, eccetto un anno, prima juniores, poi effetto normale, è campione mondiale di kayak, quindi una belva. Fra l'altro, circa 20-30 giorni fa ha vinto pure l'oro agli europei. Perde la qualificazione alle Olimpiadi, ma perde la qualificazione alle Olimpiadi per tanto così nella foto, tanto così sono meno di 20 centimetri, vuol dire 1 o 2 centesimi di tempo. E ci chiedono se possiamo fare qualcosa perché, vabbè, già che andiamo giù a vedere Francesco, Andrea, ci fanno vedere altri 4-5 atleti di alto livello, non così alto come Andrea Di Liberto, ce n'è uno, festa finita, ha delle braccia che possono sembrare le mie cosce. E il risultato è, prof, facciamo oggi i test al vogatore, perché se li fai in acqua, lo schizzo d'acqua, quelle cose lì possono influenzare magari più del nostro bike. Invece al vogatore, all'ergometro specifico, qui è tutto perfettamente ripetibile. Il risultato è che dopo il bilanciamento occlusale migliorano tutti, poi analizziamo i dati statisticamente. Ma sarà un effetto placebo questo? O forse effetti, ovvio che se vado a bilanciare un soggetto che è già bilanciato non ottengo risultati. Però evidentemente, adesso appunto, non so se pubblichiamo, c'erano comunque delle cartelle cliniche, quindi avevano problemi di impact, di lavoro muscolare occlusale, avevano morsi profondi e uno aveva un morso aperto, così. Se io tutte le volte che tocco un'occlusione riesco a ottenere un risultato misurabile, forse questo rapporto esiste. Allora, io non vi porto via altro tempo, ci sono mille cose da dire, però potremmo vederci in un'occasione, non in un'oretta a pranzo, per vedere passo passo come bilanciare un'occlusione, che però vi assicuro, la cosa, con uno strumento adeguato e un po' di sensibilità clinica, è la cosa più semplice del mondo. Vi ringrazio dell'attenzione.